Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video all'interno del quale parliamo delle 5 cose che un uomo non deve mai fare. Numero 1. Non seguire mai la corrente. Non prendiamo mai delle scelte perché le prendono gli altri. Cioè, cerchiamo di farci un'opinione, raccogliamo tutte le informazioni possibili per decidere da che parte stare e cerchiamo, una volta presa la decisione, di mantenere la nostra strada. A volte sarà difficile, a volte sarà molto più semplice, ma cerchiamo di mantenere la nostra posizione e riuscire ad arrivare al nostro obiettivo oppure semplicemente difendere la nostra posizione con i nostri argomenti. Cosa da non fare numero 2? Evitare le sfide. Cerchiamo anzi di buttarci dentro nelle sfide, perché le sfide servono proprio per migliorarci a livello personale e anche professionale. Per cui non aspettiamoci che tutto venga semplice, non aspettiamoci che tutto sia semplice e impegniamoci al massimo sia nel lavoro che nella vita privata e cerchiamo di arrivare a un ottimo obiettivo e soprattutto, una volta raggiunto il nostro obiettivo, cerchiamo di godercelo questo obiettivo con le persone che ci stanno vicino oppure anche da soli. Cosa da non fare numero 3? Parlare di quanto si guadagna. Io credo che le cose parlino per noi, le cose che si possiedono e i fatti che vengono sottoposti all'attenzione della persona con la quale stiamo parlando. Trovo che sia poco elegante parlare di quanto guadagniamo, quanto facciamo, quanto... Lasciamo parlare i fatti per noi, tanto se le persone con cui stiamo parlando sanno valutare quello che abbiamo in base a dei parametri che più o meno possono confacersi alla loro cultura, sapranno decidere loro il nostro valore, che loro ci attribuiranno. Il nostro valore non è uno stipendio, un assegno o un bonifico, il nostro valore è ben altro. Quarta cosa da non fare, essere troppo sottomesso o arrendevole. Quando ci viene chiesto qualcosa e non siamo d'accordo sul fare o dire una determinata cosa, impariamo a dire no, perché molto spesso si cerca di evitare lo scontro, anche specialmente nel mondo del lavoro si cerca sempre di evitare lo scontro perché le cose devono andare in una determinata maniera. Però se una cosa non rispecchia il nostro modo di essere, il nostro modo di vedere le cose, cerchiamo di difendere il nostro punto di vista e soprattutto non essere coinvolti in qualcosa nella quale non siamo d'accordo. Per cui cerchiamo di tirare fuori un attimo la grinta. Se qualcuno ci chiede di fare una determinata cosa e non vogliamo farla, sappiate dire di no. Diamo anche un valore al nostro tempo. Quinta e ultima cosa da non fare assolutamente è adagiarsi. Per un certo periodo di tempo nel quale abbiamo già conseguito il nostro obiettivo è concesso cercare di godersi i frutti del nostro lavoro e del nostro sforzo in qualsiasi campo, che sia professionale ma anche al di fuori del campo professionale, però cerchiamo di migliorarci sempre, sia fisicamente che professionalmente che personalmente e psicologicamente. Leggiamo, facciamo cose con i nostri amici, con la nostra famiglia e cerchiamo magari, perché no, anche un posto di lavoro migliore. Quindi cerchiamo di crescere da un punto di vista professionale, anche di competenze, perché a un certo punto in ogni campo si rimane in una specie di stallo all'interno del quale non c'è più niente da imparare, siamo diventati molto bravi in quello che facciamo, ma dobbiamo comunque cercare di crescere per portare delle migliorie alla nostra persona. Bene signore, questa è la mia opinione, erano 5 cose che un uomo non deve mai fare in alcuna maniera e assolutamente. Fatemi sapere magari qua sotto nei commenti se voi cercate di non fare altre cose, ovviamente la lista sarebbe molto più lunga ma ho voluto fare un video con le cose che reputo un po' più importanti e se vi è piaciuto il video lasciate magari un bel like, vi ricordo di iscrivervi, ho anche una pagina Facebook che comunque vi lascio qua sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci signori.